davvero molto, ma molto, ma molto forte. Io ve lo dico e ci metto la firma. Popolo rossonero, amici di YouTube, benvenuti a Benzinero Stadium. Qua fa già un freddo, ci sono 3 gradi e quindi si sta ibernando. Detto questo, è finita finalmente la settimana della nazionale, questa Nations League che ci ha frantumato i coglioni, perché raga, ditemi voi, cioè, a voi è piaciuta la Nations League? A me, cioè, io sono dell'idea che è una competizione inutile da cancellare, fa cagare. Detto questo, stiamo parlando di Lorenzo Lucca, un giocatore che si sta mettendo in mostra ultimamente, un giocatore che anche Mancini lo sta guardando, che a me piace davvero tanto. È un toro d'aria di rigore, alto 2 metri, 21 anni, l'anno scorso ha segnato 14 gol in 30 partite al Palermo, quest'anno ha già fatto 6 gol su 7 partite e ha portato il Pisa al primo posto della classifica di Serie B. Un giocatore che ci stanno puntando gli occhi ormai sicuramente più o meno tutta Italia, che ha una valutazione di 10 milioni. Io vi dico questa cosa, io a oggi prenderei l'assegno, lo firmerei, 10 milioni glielo lancerei al Pisa e gli direi: lo blocchiamo subito, ve lo tenete in prestito 6 mesi, perché questo, raga, nelle palle alte è incontenibile. Cioè, io ho visto nel gioco aereo, questo giocatore qua è davvero immarcabile, le prende tutte lui. Poi, nonostante che è un armadio a 4 ante, è un giocatore anche abbastanza agile, si muove con una buona rapidità, ricorda molto, non facciamo paragoni incredibili, ricorda molto Zlatan Ibrahimovic, quindi comunque potrebbe essere un buon sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Poi, visto che noi siamo una squadra che puntiamo ai giovani, questo non dobbiamo farcelo scippare, non facciamocelo arrubare, perché è un giocatore interessante. Se poi sbagli la scommessa, un giocatore di 20 anni lo vendi sempre, però noi proviamo, è vero, stiamo facendo crescere Lollo Colombo, però noi abbiamo il Rosa, Ibrahimovic e Giroud, che comunque hanno la loro età, quindi far crescere 2 attaccanti giovani non sarebbe male. Il Milan sta puntando anche su Belotti, che è a parametro zero, perché ha scadenza di contratto e non sta rinnovando. Un giocatore che non scalda il mio entusiasmo, pur essendo un giocatore milanista, quindi qua darebbe l'anima, è un lottatore, però secondo me è in fase calante, non sta vivendo dei buoni momenti, nelle ultime 2 stagioni non ha fatto quello che ha fatto vedere quando Urbano Cairo voleva 100 milioni e adesso si trova con un pugno di mosche. E quindi io, dopo, se Massara, se Maldini credono in lui, anche io crederò in lui e gli darò fiducia, perché i nostri dirigenti sono i migliori in assoluto. Però se io perdo uno come Vlahovic e oggi ho uno come Giroud che si infortuna spesso anche lui, vorrei tanto avere Vlahovic. Se devo scegliere io, vorrei tanto avere Vlahovic. È vero, ti costerà un po', ti costerà anche un po' di ingaggio, però è un giocatore che per i prossimi 5 anni, se gli fai un contratto di 5 anni, ti spacca la porta, ti fa la differenza. Quindi, qual è il sogno del benzinero? Vlahovic, Lucca e Colombo, 3 giocatori giovani, e tu per un po' di anni non pensi
più alla punta. Giroud come chioccia Ibrahimovic. Se continua così, l'anno prossimo si ritira. Comunque avremmo un signor attacco. Ditemi la vostra, quello che pensate su Luca. E ci vediamo domani. Adesso torno a pompare benzina. Sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale.